Mi fa ridere di queste puntate di Love America, che la con bambolina, la bambolina è bellissima, ma adesso andiamo a raccontarla, che con la storia che Tony c'ha sempre la stessa faccia, c'è sempre la lampadina in modalità on, sembra, e continua a grattare Riva, capito? Sembra che abbiamo registrato tutto lo stesso giorno. Fatto tutto lo stesso giorno, che in realtà è così. E loro pensano che tu vai avanti e indietro. No, il problema è che a me crescono i capelli, per cui non è credibile questa cosa. A te a no, me invece no, è un po' come Riva, capito? L'immagine esatto, per esatto. Cui io dal parrucchiere ma neanche i cerotti fanno più semplici, non capisco, vabbè niente dai. Sembra che mi sia avvolto un preservativo, si poteva dire? Ormai l'ho detto, lo tagli poi. Se non ti... Comunque, il Riva ha bisogno di 18 mani dopo che l'abbiamo smontato e rimontato di trasparente. Tony non ce la fa più, ma l'immagine a posteriori... No, non ce la fanno più i suoi colleghi che non ce la fanno sopportare. Più. Comunque, l'immagine che vedrete anche nelle prossime 3-4 puntate sarà quella del Riva e Tony che gratta e gratta e gratta. E gli altri di fianco che sotto i ponti si lamentano. Basta, non se ne può più, ma va bene così. Che due miti che hai messo qua. Oggi c'è un altro confronto, non so quanto incalza, ma sicuramente la cartolina è meravigliosa. Vabbè, perché non dici non ci azzecca? No, come non ci azzeccano di brutto? Perché Filippo Brancato, quando l'ha vista, gli ho detto sembrano sorelle, e lui mi ha detto mica tanto. Ma come? Filippo Brancato ha una cultura automobilistica che rasenta quella che io ho per... Il termitai, cioè io me ne intendo tanto quanto lui di auto. Quindi è meglio che stia dietro la telecamera. No, ma è già troppo che mi stia dietro la già telecamera. Troppo. Comunque no. Le auto sono queste qua, quelle che hanno delle ruote, Phil, te lo dico perché. Comunque Bob, ti ho messo un XJ, sai che le Jeep hanno tutte le loro belle sigle, quella è un XJ prodotta dall'84 al 96, che hai avuto. Sì, quindi due. Ti pregherò di esprimerti durante la prova che seguirà tutto il racconto a modo tuo. Sai perché ti dico di enfatizzare il tuo sentimento per l'XJ? Perché secondo me sta vivendo davvero una seconda vita. Cioè, la gente si sta accorgendo quanto era bella. Capito? Nata in un periodo abbastanza piatto, no? C'era un po' di piattume negli anni 90. Sì, però... sì, poca roba. Poca roba, no? Abbiamo pochi ricordi sentimentali legati alle macchine degli anni 90. Era un po' l'anno della banalizzazione delle linee. Abbastanza. Non c'erano macchine così di spicchi cruscotti. Cioè, fammi dire... Difatti io sono andato a cercare questa qua. Esattamente. E affonda le radici nel Grand Wagoneer all'italiana, Grand Wagoneer, come dicono gli americani. Macchina nata nel 63. Con questa struttura, SJ è il suo codice tecnico, portata avanti anche dopo l'avvento dell'elettronica e dell'iniezione fino al 1991, con l'ultima serie. Macchina passata dalla Jeep di Toledo, Ohio, è passato dalla Chrysler per finire a una gestione oggi FCA, no? Quindi parliamo di un marchio che vediamo sempre scritto allo stesso modo, che ha passato tre grandi logistiche e proprietà. Macchina mai diventata a iniezione, perdonami. Così. C'è stato il progetto a cavallo dell'XJ, che è quello là, di perfezionarla, no? Di dire comunque ci sono le normative, comunque tutto il mondo non ha più i freni a tamburo sopra una certa misura. E quello che era l'elettronica di allora, ma in casa Jeep hanno detto no, il granddaddy muore così, lo faremo, e c'è un progetto allo stato embrionale ormai da anni, non capisco perché non salti fuori questa grande dimensione. Io ho il terrore però di cosa potrebbero tirare fuori, Mauro. Abbiamo un po' paura, sembra paura. Quella lì grande, io la bozza non mi fa impazzire, poi aspetto di vederla. Però forse è giusto che muoia così, forse sì, è giusto preferisco che rimangano così, i ricordi così. Che rimangano desiderabili. Per cui questa macchina, nel cuore degli americani, nel cuore di chi ha visto nascere l'SUV, perché l'abbiamo chiamato SUV molto dopo, però Sport Utility Vehicle è una categoria che è nata con lei, e lei, le Range Rover in Inghilterra, insomma questi grossi volumi sui 4x4 sono nati in quel periodo, ma questa è stata la prima vera macchina di lusso. Lei è vero. Di lusso era una strenato. Macchina, sì, era una macchina che i mandriani, i cowboy, i proprietari terrieri e di grandi mandri e di bovini sparse nelle praterie
utilizzavano per lavorare e poi alla sera, magari toltisi il cappellone da cowboy, potevano andare all'opera con la moglie, arrivando con una vettura di gran lusso. Per cui esatto. Questo è un connubio difficile che, secondo me, lo ribadisco da sempre, io amo questa, come ho sempre amato il Range Rover, parlo di dalla prima serie degli anni 70, erano le uniche due vetture che avevano quel comportamento lì. Lei negli Stati Uniti e il Range Rover in Inghilterra, no? Però sì, assolutamente, macchina che ho anche avuto la Range Rover, nei miei colpi di testa extracomunitari. Sì, sì, sì. Nel senso, vabbè, però c'era sotto un vuoto americano, per cui... È motore Buick. Extracomunitari intendo le macchine, sì, perché sì, intanto sì. Mi sgridano quando dico sta roba. Io per extracomunitario, cazzo, intendo la macchina non americana. Tutto ciò che non è americano, per quanto mi riguarda, è extracomunitario. Così abbiamo evaso anche questa spiegazione. Ma la Range Rover non era di lusso tanto quanto lo fosse questa no. qua. No. Qui hanno avuto il coraggio col Grand Wagoneer Limited, questa firma in corsivo che ha mantenuto fino all'ultima produzione, di essere veramente sciccosa. 5.900 8 cilindri, vediamo. Automatica, adesso lo guardiamo, sì. Adesso lo guardiamo. Vuoi aprirlo subito mentre lo come facciamo vuoi tu, vedere? Io sai che ma guarda, lo divoro. Dopo voglio entrare nei dettagli, bene, e spiegarti bene, cosa gli abbiamo fatto. 5.900 8 cilindri, cambio automatico, trazione integrale permanente, è passata da quadratrack, che io chiamo simpaticamente patatrack, col blocco del differenziale all'interno del cassettino, a una selezione pneumatica, per cui avevamo dei dispositivi, cavolo, è vero che siamo andati sulla Luna 20 anni prima, uno non si deve stupire, però nelle automobili, insomma, avevamo qualche cosa di più. Piattaforma lunga, servosterzo manovrabilissimo, aria condizionata che congelava, però andiamo nell'interno, vai. Radio, sedili elettrici, radio, sedili elettrici, vetri elettrici, te l'ho alzato anch'io, che sulla Range Rover non c'erano. Cioè l'antagonista del Grand Wagoneer in America era la Range Rover. La Range Rover, per quanto bella e sciccosa, nobile, no? Macchina sicuramente che ha aperto una grande breccia e oggi vale il doppio di un Grand Wagoneer. Rover, parli del MK1? La tre porte, sì, hanno dei valori pazzeschi, ma non aveva tutto... No, tutto posso dire che secondo me, e l'ho premesso che la adoro anche quella là, ma non c'è match tra questa qui e quella là. Secondo me non c'è se match. Se li vedi pari anno non c'è paragone. Ma nemmeno come fascino, no? Cioè, non voglio toglierlo perché io quando parlo delle macchine inglesi ne parlo con molto rispetto. E la Range Rover, meccanicamente, porca miseria, meccanicamente c'era, no? Peccato per il motore un po' in sofferenza per la mole. Però avevamo anche lì la trazione integrale con le sospensioni indipendenti, un ammortizzatore centrale che bilanciava il ponte posteriore, era veramente tanta roba. Ma il cuore della macchina lo vedo più nel Grand Wagoneer che di là. Cuore intendo la macchina apparecchiata. Basta guardarla, Mauro. Basta guardarla. Adesso non so se quando è uscita dalla fabbrica era così bella come l'hai fatta tu. Erano belle. Era bella già così. Ma sai che... ogni tanto nei miei viaggi americani vado a trovare Wagon Master in Texas. Sono andato due volte. Le macchine mediamente sono meno belle delle mie, no? Quelle che tu vedi in rete a 70, 80, 90 mila dollari, definite pre-owned, quindi un proprietario, per cui loro vanno a caccia di quelle macchine lì, mediamente sono meno belle, puntano al conservato. Io sono un po' schizzinoso e mi piacciono le macchine perfette dentro e fuori. Ma quando tu vedi una macchina vera, magari con 7-8 mila miglia del 1988, 89, 90, 91 oggi... Ti vengono le lacrimucce. Ti vengono le lacrime, perché dici, cavolo, questa l'ho rifatta, in qualche modo fa meno effetto di una macchina rimasta così, capito? Tu dici, ma cazzo, ma come la facevano? Hai capito? Che sintonia di colori! Questi legni qua li avete rifatti tutti nuovi? Questa macchina l'abbiamo rifatta a bullone. Rifatta completamente. Bullone. Ci siamo permessi, uno, il tutta pelle nei sedili. Senza il velluto centrale. Esatto, perché l'amico Paolo, lui fa borse in pelle, insomma, ha una pelletteria importante a Milano, per cui mi ha detto preferisco l'interno tutto in pelle, contrastando quello che era la moquette e gli inserti di velluto certo. Originali, però... non mi mancano, no? Sai che al contrario dei super puristi che conosciamo nel mondo delle nostre auto, io vado un po' fuori pista. Non riesco a dire che se non la faccio identica ho fatto un brutto lavoro, capito? Soprattutto se ben coordinato.
Assolutamente sì. Questa moquette invece è la moquette. La moquette è nuova, nuova ed è la più alta disponibile. Di serie avevano proprio la moquettone alta. Però adesso faccio passare qualche slide del restauro, no? Stiamo vedendo com'era. Cavolo, questa macchina è dell'85. Quando una moquette è dell'85 e non è stata tenuta bene, sì, abbiamo il fascino del caprone alto, no? Della moquette che avevano solo loro, però lì non ci sono lì ci sono veramente i serpenti a sonagli nascosti sotto i sedili. Esatto. Per cui, e pensa, è la condizione in cui mi diverto di più trovarla devastata, perché il contrasto tra com'era e come sarà a me piace tantissimo. Ti faccio vedere il motore. Vai. Prima di passare alla piccolina. Scusa, però prima di andare i dettagli che fanno la differenza, Mauro, qua dietro questo deflettore, queste cose qua ce le devi spiegare, perché non tutte ce le hanno. Cavolo, questa è la fine del mondo. Questo oltre ad essere bellissimo, il famoso portapacchi America. Quante volte abbiamo detto monto il portapacchi America sulla Volvo? Non so se si chiama così, ma noi in Europa l'abbiamo battezzato così. Questo è un accessorio dell'accessorio che non fa nient'altro che tenerti asciutto il vetro dietro in velocità. Non avendo lo spazzolone che hanno montato in qualche anno dopo questa, con il deflettorino posteriore teneva asciutto il vetro dietro. Quanto meravigliosa sei. Guarda che chicca, ti faccio vedere anche cosa facciamo. Se tu hai un cagnolone, sì, dici cavolo, ma io lo metto sul mio Grand Wagoneer il cane. Come sta bene il cane sul Grand Wagoneer? Sì, però sbunci tutta la tutto. Guarda cosa ci siamo inventati per l'amico Paolo. Che bella questa roba qua. Guarda questo affare qua. Quando io lo chiudo, scompare. Vedi? Vera. E quello lo tiro in basso. Non vado a toccare la moquette e metto il cagnolone in questa posizione. Tienimelo aperto. Dovete venderla all'IKEA questa roba. Dobbiamo qua. Venderla all'IKEA questa roba. Vedi? Questo lo metto in fondo. Così tiene aperto senza dare fastidio. E bellissimo. Il cagnolone se ne sta qua senza mangiarsi i pannelli della tua bella macchina. Questo qua chiaramente è intercambiabile. Certo. Bloccato lama intercambiabile con il linone anche sotto. Guarda che brevettino. Questo qui pesa veramente. Ma non facciamo questo di lavoro? Non possiamo fare una televendita di questo affare qua? Non ti piace? Bellissimo. Questa è stata proprio un'idea nostra, perché lui mi ha detto: Mauro, ma io come faccio a mettere in questa bellezza il mio cane? Vedi che c'è qualche pelo. Ha ragione. Vedi che lo usa. E ci siamo inventati questa roba che poi abbiamo fatto per altri clienti. Devo dirti che è apprezzatissima, perché con quella microgriglia e questo affare qua lo metti senza nessun problema. Fantastico. In più abbiamo anche un tappetone che è dietro. Che dietro protegge per, questo. Per proteggere questo quando sale, che poi lo tiri via, lo arrotoli come il poster e lo metti via. In un attimo lo lasci a casa. E quando lo lasci a casa non è nient'altro che tre fogli di legno piegati. Fantastico. Non è eccezionale? Molto molto bravi. Fammi vedere il motore, che poi voglio sapere quanto tempo ci avete messo per riportarla a questo livello. Guarda com'è pulito, guarda com'è in ordine. AMC 360 V8 Fuel Injection. Fuel Injection perché? Fuel Injection. Non ho deturpato nulla. Non ho fatto niente di così sacrilego. Hai messo l'iniezione? Ho messo un'iniezione semplificata. È vero che ci sono due iniettori qua, ma se io te li nascondo con il filtro, quello sembra un carburatore. Domani mattina reversibile, ci mettiamo mezz'ora a riconvertirla col carburatore. Però tu hai una macchina da vedere com'era allora, e questo è un ritorno, no? al coperchio di ferro, al compressore dell'aria originale, che se sono puliti sono anche belli ordinati, ma non vedi il motore dell'hot-rod tutto cromato come uno si aspetta di vedere. Ma secondo me ha un fascino pazzesco, e sentirla andare alla fine del mondo. Non so, ti faccio provare solamente quella. Va bene. Perché ho bisogno che non Mauro Valli, ma tu, che sei il mio braccio destro in queste cose, trasmetta quello che è il funzionamento di un Wagoneer a iniezione. Ah sì, ma non l'ho mai provato iniezione, è la prima volta. E non cambia il rumore, Il Wagoneer, che comunque gli lasci una marmitta silenziosa da viaggio, non abbiamo bisogno di fare brum brum come nel Renegade. Su questa no. Hai una dolcezza di guida che non puoi non percepire, e soprattutto ho voglia che tu ad I Love America la trasmetta a casa. Va bene. Perché è sempre punto di imbarazzo, Tengo il carburatore così ce l'ho originale, e poi la moglie rimane a piedi al supermercato. Non riesce a partire. Oppure mezzo giro vado in moto anche dopo un anno che è ferma. Va bene, facciamo un test ride di tutte e due. Parto dal daddy. Partiamo dal daddy. Sì, dai. Vai. Mamma, sto muso, che bello c'è da vedere. Ma ti vedo un po' pendente, Ah, che godimento. Parliamo della macchina, dai. Ma di che cosa vuoi parlare? Andiamo in giro e basta. Mi piace vedere
questo piacere di non vedere la rottura di un cruscotto nero su una vettura che è tutto cuoio dentro. Sembra una cazzata, però. Da noi è armonia. Quanti ci arrivano? È armonia. Poi un dettaglio simpatico del cruscotto è che questa macchina, che è la generazione di Wagoneer da comprare, riconoscibile col faro in piedi, perché ha un rapporto al ponte che ti permette di viaggiare, la senti come morbida, la senti come bella, ha il cruscotto satinato con gli strumenti rotondi anziché il quadratone di plastica nato dall'86 in avanti. Ah, questo satinato qui è, pensavo fosse una, questi un aftermarket. No. Quello che mi piacerebbe, ma sempre, perché devi dirle tu le cose non io, stiamo andando con un 5.900 iniezione. La percezione non l'avrei, se tu mi avessi fatta guidare non l'avrei capito. Come fai? Se io ti metto il Wagoneer che va bene a carburatore, poi ti metto in moto questa, puoi solo godere di una macchina dolcissima che va benissimo. Perché dobbiamo trovargli un difetto per forza? Io non voglio fare... Non devi vendergliela per forza. Io non devo vendere l'iniezione per forza. Però in Hell of America avrete capito, ragazzi, che stiamo entrando in argomenti tecnici anche legati all'utilizzo, all'accensione dopo la lunga sosta. Lo abbiamo dimostrato con l'ultima puntata, che tra l'altro vi è piaciuta molto, no? Una macchina come questa è oltre la Mustang, è oltre la vecchia Corvette, perché diventa la macchina per andare via con la famiglia. Abbiamo fatto vedere anche col cagnolone dietro. E allora perché avere delle noie quando usiamo un'automobile d'epoca? Io non voglio che i miei clienti rimangano in giro dopo 100 km o si scazzino dati dal fatto che il difetto è normale, quindi se torniamo col carro 3 si fa niente. Ma cosa stiamo dicendo? Tu sei il primo che, se rimani a piedi con una macchina, probabilmente il giorno dopo la vendi. Dimmi che non è vero, bastardo, dentro. Una volta, quando potevo un po' di più, era così matematico. Adesso magari dico, vabbè, non posso decidere ogni giorno di... Una volta sì, ero così. Io perché vi dico queste cose? Perché lui, Franco, è uno dei meno comprensibili al guasto e al difetto. Lui dice sì, va bene, è normale, però ti girano le palle. Ti girano le palle, sì. Ma anche perché c'è chi è sottoposto a torture lavorative come me e Bob, e quando è domenica non ha voglia di dire vado in box e la macchina non va. Ci sono i rimedi e soluzioni che ti fanno veramente divertire. E se c'è una cosa che io amo sentirmi dire dai miei clienti è proprio: cavolo Valli, ma come va bene, sono andato fino a e mi sono solo divertito. Cioè, alla fine tu devi accendere l'aria condizionata, deve funzionare, devi fare clac, con le 4 VD devono entrare, non devi avere cigolie e perdite di colpi, le temperature, gli strumenti devono essere tutti sotto controllo, non deve essere solo bella. Io sono allibito anche dalla sensazione allo sterzo, perché veramente sembra una macchina nata ieri. Però... Ma le americane non frenano, non vanno dritte. Quelle degli altri, esatto. Quelle del Valli no. Allora, e qui ribadiamo sempre che è un argomento banale quello di dire non va, non frena. Gli americani hanno sempre fatto delle macchine perfette. Chiaramente dopo 30-40 anni magari una scatola guida e i freni, se non li rifai, non sono più come erano prima. Franco ha provato quelle che vanno male, ha provato quelle che vanno bene, come questo Wagoneer. Questo qui è il suo sound, cioè la marmitta è la sua marmitta, o è un po' più rumorosa? È un po' più rombante, non riesco a tenerle proprio elettriche. Cioè, comunque il suono dell'otto cilindri mi diverte sentirlo, Bob, anche quando le tengo silenziose come in questo caso, perché comunque ti accompagna, è musicale, no? Il viaggio con questo rombetto di sottofondo, eppure non stiamo spaccando la testa a nessuno. Comunque, se pensi che noi adesso potremmo arrivare a Buckingham Palace, suonare e entrare come se fossimo su una Silver Spirit, sì, giusto? Sì, ci aprirebbero il cancello senza chiederci i documenti. Please, sir. Bellissima. Senti, questa è in vendita o è del suo proprietario e basta? No, è del suo proprietario. Ok, per cui facendo vedere come può diventare Un Wagoneer. La storia di un Wagoneer da noi. Vorrei rompere la banalità dei Wagoneer a 20-25 mila euro. Io rimango spettatore di macchine comprate a quelle cifre e ugualmente spettatore di gente che poi le butta via, probabilmente smenandoci di più di quanto non ci smenerebbe spendendo tanto per una macchina da me. È una macchina con tutto da rifare. Quando le compri hai già sulla scheda 300-400 ore di manodopera, hai un conto dal carrozziere che quando ti va bene sono 10.000 se non di più,
e un sacco di ricambi da comprare, per cui quando tu fai la lista della spesa e metti dentro un motore a un cambio, quattro cerchi, quattro gomme, la pelle, il cielo, i vetri elettrici, l'aria condizionata, il servosterzo perché vada dritta, i freni perché frenino, e poi devi comprare la macchina, magari devi fargli una tessera ASI, magari deve funzionare tutto perché hai pagato un conto, forse quei 25.000 euro sono un po' pochini per acquistarla, Bob. Giusto. Giusto. Forse sono un po' pochini. Cosa vale in queste condizioni? 50. In America tanto di più. 70-80. Motivati no, non lo so. In America 70-80 è la media di una macchina perfetta così, come questa, perché le trovi come da noi, le trovi a 10-15.000, tutte da rifare. Però secondo me il prezzo giusto, giusto anche per l'importanza della macchina, è 50.000, che può scendere a 45-40-35 se Franco la compra, la usa un anno, 2-3-4, e chiaramente gli appiccichi un degrado. Per valorizzarla dovresti tenerla altri 10 anni. Per vedere la crescita non devi venderla un anno o due dopo. Non è come giocare in borsa, comprare una macchina d'epoca, che dici o la compri veramente bene perché hai fatto l'affare della tua vita, ma oggi riuscire a comprare alla metà del valore una macchina non è così semplice, ok? Però non è come giocare in borsa, ragazzi, se tu la paghi il giusto, se vuoi vederla crescere devi tenerla tanto tempo. Tanto. Allora forse cavalchi. E a questo proposito, Bob, ti dico che la macchina d'epoca è generazionale, quindi se tu ti compri una macchina che oggi è già d'epoca come questa, hai 10 anni da giocarti. Ma se noi andiamo non nella generazione dei nostri figli, ma in quella dopo, non la guardano più questa qua. Cioè, se tu ti compri una Mustang oggi e la compri perché possa piacere a tuo figlio, Martin, ti devi comprare la Shelby GT del 2008. Perché per lui sarà quella la macchina d'epoca. Se ti compri invece la Mustang del 66, è d'epoca per te. Lui oggi la vede come una Hot Wheels, ma quando compie 18 anni o 20, lui dice: ma perché non abbiamo preso la Shelby GT? Perché se io vi metto davanti una Bugatti del 30 con le ruote di legno da 1.000.000 euro, forse nemmeno gli facciamo una foto, perché non è la nostra macchina d'epoca. Giusto. Stacca quella telecamera che devo provare la cucciolotta invece anni 90. Facciamo divertire Franco, magari gliela vendiamo 88. Anche. Cos'è, 88? Ma gliela vendiamo, dai, 88. Vendiamogli la macchina, Bob, datemi una mano. Però... Quando l'avrà provata e avrà parlato di ma Bob, comprala che ci stai bene su. Fate un po' di marchette per me, dai che c'è il coronavirus. Fatemi fatturare! Vendi.